quell'ambiente dell'innovazione, insomma, deve creare una comunità dell'innovazione, che è una comunità dentro cui le persone che vengono dalla ricerca e sviluppano le idee, la finanza, l'industria che vuole investire in innovazione e anche quel poco di politica che si occupa di innovazione discutono insieme, creano insieme la cultura dell'innovazione e le modalità ottimali per sviluppare questo tipo di cose. Se questo non avviene, quello che noi vediamo è che ogni volta che esce un bando, il povero innovatore ci mette 2 settimane a capire come fa a fare la proposta per rispondere al bando, perché il bando non nasce in maniera naturale dalle esigenze dell'innovatore. La seconda cosa che questa comunità deve avere è che deve essere insediata in Italia, perché se vogliamo fare innovazione in Italia, la comunità deve essere una comunità in Italia. Naturalmente deve essere anche una comunità aperta al mondo, con tutti i legami, i nodi per consentire alle persone di creare anche attorno ad un'iniziativa agglomerati di persone, finanziatori, tecnici, industriali, eccetera, che sia non necessariamente tutti italiani. Io mi ricordo che alla conferenza stampa del lancio della nostra iniziativa, che era ospitata ancora da Masiero nella sua precedente etichetta, uno del pubblico disse: ma non ha paura che dopo vengano i cinesi e voi vendete tutto ai cinesi? Io ho detto: se i cinesi comprano, io all'epoca ho detto sarei contentissimo, perché a me con l'interesse che l'innovazione si sviluppi, l'interesse mica che sia italiana con la bandierina. Questo vuol dire che quando noi cominciamo a investire nell'innovazione dobbiamo avere un obiettivo principale e un obiettivo secondario. L'obiettivo principale è naturalmente generare valore. L'obiettivo è avere imprese in cui il capitale investito accresce il suo valore. Questa è l'unica ragione per cui si fa innovazione. Però a fianco di questo, credo in particolare il pubblico, ma per qualche verso anche gli attori privati, per i vantaggi che ne ricavano, debba vedere che lo sviluppo della comunità dell'innovazione è un obiettivo importante. Voi sapete che negli Stati Uniti, noi qui in Italia non siamo molto pratici della cosa, si dice che il miglior capo di una startup è uno che ha già fatto almeno un fallimento, così non fa più gli errori del neofita. Questo richiede una comunità intorno, perché sennò non sai mica distinguere quello che fallisce ma che è bravo e sta imparando da quello che fallisce e non impara. Alcune indicazioni. Allora, la prima cosa è: mi piacerebbe sapere cosa succede nel mondo dell'innovazione in Italia. Quanti soldi vengono investiti? Quanti soldi di quelli investiti vanno alle iniziative innovative, quanti ai servizi, quanti all'edilizia, quanti enti ci sono che si occupano di innovazione in qualche modo in Italia, sono 100, 200, 1000, 1500, non si sa. Mi piacerebbe sapere qual è il valore dell'innovazione generata negli ultimi 10 anni. L'MIT, per esempio, tutti gli anni pubblica un rapportino a fianco del suo rapporto annuale in cui dice quanto valgono le start-up che ha creato e le confronta con i PIL dei paesi del mondo e di solito si posiziona attorno alla 20ª posizione. È chiaro che è un'informazione che dice quanto valeva la conoscenza che abbiamo prodotto. Allora, anche questo sarebbe utile anche per noi, perché in qualche modo la misura dell'efficacia di quello che facciamo è determinata da questo, non da altro. Secondo problema, su questo Alfonso sarà più preciso perché sta occupandosi proprio della connessione, però io quello che volevo dire è: spesso noi facciamo anche confusione tra ricerca e innovazione quando ci occupiamo di queste cose. Allora, il principio è no, l'innovazione è un'altra cosa dalla ricerca. È certo però che per fare innovazione nei settori ad alta tecnologia bisogna avere un ambiente in cui si fa ricerca. Perché se no si fa innovazione solo sulle code della tecnologia e non sulla frontiera della tecnologia. Terzo, io apprezzo le iniziative che aiutano le nostre giovani start-up, i nostri giovani inventori, innovatori ad andare all'estero, a presentarsi, eccetera. Però non vorrei che diventasse la policy che facciamo. Ai nostri giovani gli offriamo un biglietto d'aereo per andare negli Stati Uniti e starci 20 giorni e presentarsi ai venture capitalisti di noi. È una cosa positiva ma non sufficiente.
Io penso che noi dobbiamo inventare sempre di più, invece sviluppare metodi per costruire società qui che abbiano dei collegamenti lì, che abbiano la possibilità di interagire liberamente con l'industria dell'innovazione nel mondo, ma stando qui. Il nostro obiettivo in quanto italiani è questo. Il nostro obiettivo in quanto università italiana è questo. Noi dobbiamo avere qui la capacità di creare un ambiente di innovazione, perché se no difficilmente questi innovatori, pensate all'ICT, saranno gli innovatori che diventano i partner sul piano delle tecnologie dell'informazione e comunicazione dell'industria italiana, della pubblica amministrazione italiana, e ne fanno fare quel salto di qualità in termini di prestazioni di più alto livello. Terzo, sono convinto che le sinergie tra pubblico e privato siano una condizione necessaria per sviluppare, però devono essere sinergie che funzionano, non etichette, perché se noi facciamo delle etichette, queste non serve a niente. Infine, e comunque, ci sono alcune cose che noi potremmo fare. La prima è un rapporto annuale sull'innovazione che sia un vero rapporto annuale sull'innovazione. Allora, non so se Confindustria, la Regione, il Ministero dell'Innovazione, qualcuno se ne vuole fare carico, ma io penso che sia giunto il momento che lo facciamo. Cominciamo a farlo, all'inizio avremo poche informazioni, impareremo quali altre informazioni metterci, ma se non lo facciamo, temo che resteremo sempre a discutere di cose che nascono solo dalle conoscenze che viviamo direttamente personalmente, che sono utili perché le mie conoscenze sono conoscenze che hanno ferito e piegato la mia carne, però non sono complete, perché non ho fatto abbastanza per averle provate tutte. Le meraviglie e non meraviglie dell'innovazione in Italia. Secondo, questo è un tema su cui con Alfonso ci eravamo soffermati nel primo dei nostri articoli, noi dobbiamo distinguere quando finanziamo l'innovazione e quando vogliamo che ci sia una politica d'acquisto di sistemi tecnologici per la pubblica amministrazione. Sono due cose diverse che vanno gestite in modo diverso. Fare confusione tra le due produce i disastri che abbiamo provocato con l'innovazione per la pubblica amministrazione negli ultimi 25 anni, che più o meno nessuno dei sistemi sviluppati in quei progetti è mai sopravvissuto, perché nessun ente l'ha mai acquistato. Quindi è stato fatto con un investimento, ma non è stato mai acquistato, e quindi mai è stato assunto in quanto con una responsabilità da parte di chi ci aveva fatto l'acquisto. Terzo punto, questo è invece un tema a cui sono appassionato io, per il giovane innovatore posso dirvi che i due problemi che ha sono simultanei sorprendentemente: uno è la solitudine dell'innovatore, ne abbiamo accennato all'inizio, l'altra invece è quanta gente c'è che si propone all'innovatore per dargli una mano, ma poi non è che gli dà una mano davvero molto utile, cioè sono troppi enti che sostengono le start-up, fanno il trasferimento della tecnologia, troppi. Anche lì dobbiamo riuscire ad avere dei ruoli più precisi e più certi, perché altrimenti succede che mentre, come è successo a un mio studente che è andato negli Stati Uniti e dopo 15 giorni che era negli Stati Uniti, un imprenditore a nome di tre gli ha dato $50,000 dicendo intanto cominciate a lavorare, trovate la sede, assumete le persone, eccetera, intanto mettiamo a posto gli accordi e siamo soci. Mentre in Italia un anno e mezzo, 5 business plan, tutti diversi secondo le regole sintattiche scritti, e neanche una lira. Negli Stati Uniti il business plan viene scritto dopo che si fanno i 50,000 e quello invece di chiedertelo gli enti te lo scrivono, quelli che li sanno fare e che sanno a che cosa serve un business plan. Invece lo fanno scrivere come un esercizio, uno lo scrive, dopodiché quello dice fantastico, puoi andare da un altro. Quest'altro gli dice, fantastico, scrivimi un business plan. È una cosa, vabbè, io volevo finire con questo per dire che uno dei problemi che noi abbiamo è anche che in assenza di una presa di carico seria della responsabilità a creare valore dell'innovazione, è facilissimo creare enti che facilitano l'innovazione. Perché non ci vuole niente, basta avere un'etichetta, fare un corso, qualche soldo da spendere, dopodiché si è diventati un ente che si occupa di innovazione. No, questo non migliora la situazione.